C'è un altro pezzo di Firenze che torna a essere visitabile al pubblico, è il Museo dei Bambini, l'Istituto degli Innocenti, scrigno di rare bellezze artistiche, un taglio del nastro simbolico a rappresentarne la sua rinascita. Il museo è visitabile con nuovi orari dal giovedì al lunedì, dalle 16 alle 20. Mascherina, distanziamento tra i visitatori e ingressi scaglionati sono le precauzioni necessarie per accedere, in linea alle direttive regionali e nazionali che riguardano i musei, alle sale che raccontano il passato e il presente della più antica istituzione pubblica italiana dedicata all'accoglienza dei bambini e alla difesa dei loro diritti. Noi stiamo pensando a delle iniziative proprio per il mese di luglio, non le possiamo anticipare, ma vorremmo fare un qualcosa per caratterizzarci come museo unico nell'essere, il Museo dei Bambini a Firenze. Quindi non solo i fiorentini che lo hanno già visto, i fiorentini che non lo hanno visto, ma anche tutti i turisti che arrivano e arriveranno a Firenze troveranno qui qualcosa di particolare che negli altri musei non c'è. Speriamo che sia l'occasione per poter valorizzare i nostri ingressi.